Alle spalle un risultato rotondo e umiliante. Il Pescara sembra essersi dissolto. Una brutta deriva in 4 giorni contro il Monterosi fuori e il Potenza in casa. Colombo si giocherà la panchina. Subito la trasferta di Viterbo, la casa appunto del Monterosi. Il tecnico biancazzurro si affiderà a Facundo Lescano, ultima partita da titolare lo scorso 5 dicembre col Taranto, sostituito all'intervallo. Quindi il lungo, dannoso tormentone, appena 18 minuti in campo nelle successive 7 gare, caso gestito malissimo da club e allenatore. Il probabile 11, Plizzari tre pali in difesa, Cancellotti, Brosco, Boben e Crescenzi, a metà campo Rafià, Aloy e Giabua, davanti Cuppone, De Sogus a supporto di Lescano, indisponibili Pellacani, Mora, lo squalificato Kraja, Tupta ha già salutato, lo slovacco torna allo Slovan Liberec, e invece saltato in extremis il trasferimento di Colai al Crotone, che avrebbe preso l'italo-albanese solo nel caso in cui fosse riuscito a cedere Carbò alla SPAL, contratto sì depositato dalla società Estense, ma oltre il gong. Dunque Colai resta a Pescara, ma per la sfida col Monterosi, per ovvi motivi, non è stato convocato. Laziali quintultimi in classifica, reduci dalla netta sconfitta 3-0 partita a Francavilla Fontana, nelle ultime 10 sfide altrettanti punti, 3 in più del Pescara. Dal Foggia è arrivato nell'ultimo giorno di mercato in prestito l'esterno d'attacco italo-spagnolo Pablo Vitali, classe 2002, ex Campobasso e Cerignola. Fuori per infortunio il pescarese di Renzo, Santarpia, Rossi e lo squalificato Mbende. Sistema di gioco 3-5-2, probabile 11, forte tre pali, in difesa Piroli, Borri e Tartaglia, sulle fasce Verde e Cancellieri. A metà campo Santoro Play, mezzali Parlati ed uno tra Lipani e Gasperi, tra le linee Carlini, alle spalle di Rocco Costantino, 8 gol abruzzese, discerne di Pineto, il tecnico Leonardo Menichini, che quest'anno compirà 70 anni. Domani è una partita importante contro un grande avversario, un Pescara nato per essere protagonista, una delle corazzate del campionato insieme al Catanzaro e al Crotone, e in un momento di flessione, ha avuto qualche flessione di risultati, però ha dei giocatori che possono vincere, possono mettere in difficoltà chiunque, e come squadra possa arrivare tranquillamente a potersi giocare le chance di andare in Serie B.